Circa un anno fa vi abbiamo raccontato la storia di Martin, un ragazzo olandese che sta riportando in vita due antiche case di pietra sulle Alpi. Quella sera, a cena sulla neve, ci parlò di tale Johannes, un suo vicino di montagna che, a suo dire, dovevamo per forza conoscere. E i consigli sono una delle nostre fonti più preziose. Così, un anno dopo, torniamo in Valpellice. Una piccola strada sale per circa un'ora tra le montagne. Ovviamente è una sorta di déjà vu perché l'abbiamo già percorsa. L'ultima volta avevamo noleggiato un furgone camperizzato, mentre questa volta ci abbiamo tenuto a portare direttamente di persona la banda. Ad un certo punto, isolata tra gli alberi, compare la baita di Johannes. Spesso, quando vedo una casa sperduta, mi capita di immaginare chi la abita, che tipo di persona possa essere, per poi confrontare l'idea con la realtà. Nel caso di Johannes, idea e realtà erano molto diverse. Io sono austriaco. Ah, ok. Johannes è un prete, è molto alto, ha una lunga barba ed è subito accogliente. Si sente forse il brutto accento tedesco, ma... Ma in realtà parli italiano molto bene, complimenti. Non aiuta molto stare qui da solo. Mentre lo seguiamo, penso come possa un giovane prete austriaco essere finito tra i boschi in Italia. Avevamo tutta la giornata per conoscerlo e scoprirlo. Olè, benvenuti nel mondo di Johannes. Tu da quanto sei qui? Sono 8 anni che ho comprato la casa. Appena arrivati, prima ancora della baita, mi colpiscono la quantità di piante e fiori che popolano il suo giardino. Qui abbiamo un albero di mela che carica tanto la pesca e l'albicocca. Wow, questo è un mega cavolo. Però la lista si sta allungando. Olè, grazie. Mentre sono stato via, quando sono tornato, c'erano le zucconi. Io ho mangiato 3 giorni per finire una. Questo è il passaggio. Attenzione alla testa e a tutto. Non è Sicilia, ma limoni ci sono. Qui c'è una mandarina o una satsuma. Questo sono cetrioli. E qui intorno è l'angolo dei pomodori. Sì, mangi pure, sono buoni. Mi piace lavorare con le mani e per questo motivo cerco 2 ore al giorno. Mi piace e anche bene per stare sano. Ogni quanto scendi a fare la spesa, a comprare un po' di cibo? Non sono autosufficiente con il giardino. Ogni 2 o 3 settimane scendo verso il valle a piedi perché e poi risalire con un zaino che poi pesa 25 kg o qualcosa così. Ok, vai giù a piedi. Quanto impieghi ad arrivare in paese a piedi? E quando c'è neve, con le racchette di neve diventa un po' più faticoso, ma sono anche 2 ore. Da queste parti le stagioni cambiano il contesto completamente. Io sono dall'Alta Austria, io sono del 78, quindi sono cresciuto negli anni 90. Così è il momento di conoscere la storia di Johannes. Io sono stato un hippie ma ecologico, quindi era una fase dove vita alternativa. Johannes negli anni dell'adolescenza viaggia l'Europa e l'Australia facendo spettacoli di marionette per strada, finché un evento cambia le cose.
la storia della mia fede ha cominciato un po' in Italia, ad Assisi, in Umbria. C'era un pellegrinaggio di ragazzi. Io sono andato lì a causa di una ragazza. Ah. E sono tornato non con la ragazza, ma con Dio. Quindi... Ah. È la prima volta che mi capita di parlare con un prete della sua scelta di vita personale. Poi invece ad Assisi cosa è successo? So che sono È difficile, sì, è difficile da descrivere. Però... San Francesco di Assisi era un personaggio interessante, anche se non conoscevo bene la storia. E lì ho visitato come tutti, ma sono tornato dopo da solo perché mi ha colpito quel posto e poi mi ha colpito Dio, sì. È difficile da descrivere, ma è entrato quel legame personale nella mia vita. Sono uscito di questa piccola chiesetta un uomo diverso. E invece la decisione di dire ok, dedico la mia vita a Dio, divento prete, quando è arrivata? Quanto tempo dopo quel viaggio? Io direi quando avevo 18 anni, era la prima volta che è nata questa voce, vuoi diventare prete? E io dicevo subito no. Perché io volevo una grande famiglia con 10 bambini, io avevo aspirazioni di diventare un artista, dipingere e altro. Per fortuna Dio è grande che non ho cominciato con una famiglia, perché 10 bambini che non hanno da mangiare perché sono artista, non sarebbe stato un fine bene, perché non sono un grande artista. Ma allora Johannes parte per un pellegrinaggio a Santiago per schiarirsi le idee. Sono partito dall'Austria. Senza zaino, senza soldi, per vedere cosa capita. E il viaggio, come spesso accade, dà le sue risposte. Quando ho iniziato questo pellegrinaggio, alcune cose ho potuto imparare anche su di me, che non erano tutte belle, ma era bene conoscersi un po' meglio. Ho detto che se voglio diventare prete, voglio diventare un prete santo. E ho 9 settimane per diventare santo. Non funziona così, spoiler. Ok, è arrivata ora di pranzo e così Johannes ha iniziato a preparare un'insalata con alcune delle tantissime verdure del suo orto. Predicto Dominus Rictor Duna, quid tu la citate sum sum turi per Christum Dominum nostrum. Amen. Durante il pranzo mi rendo conto che Johannes passa dall'italiano al latino, al tedesco, all'inglese con estrema facilità. Tu personalmente quante lingue conosci? C'è una differenza tra conoscere una lingua e parla bene. Il tedesco è... ecco... la mia lingua madre. Ho vissuto in Australia, ho fatto gli studi in inglese, quindi inglese direi è ok. Tedesco, inglese, francese, italiano. Il russo ho cercato di imparare un po' prima di fare il mio pellegrinaggio a Gerusalemme e queste sono le lingue vive. Poi il greco e il latino ho dovuto imparare per gli studi. E a proposito di lingue, sono felice di parlarvi di Babbel, che sostiene il nostro lavoro. Babbel è una piattaforma online che propone ben 14 lingue diverse da poter imparare. La sto utilizzando da un po' con il francese, ho completato i primi 6 corsi e sto apprezzando molto la qualità e la varietà delle attività proposte, come le brevi lezioni da 10 minuti piene di immagini e suoni che rendono più facile ricordare i vocaboli. O i tanti dialoghi di vita quotidiana ambientati in situazioni concrete. Spesso quando sono in giro ascolto il podcast, che mi aiuta molto con l'ascolto. E c'è anche una lunga lista di insegnanti con cui fare conversazione in base al proprio livello di conoscenza. Quindi, se state pensando di imparare una nuova lingua, qui sotto in descrizione trovate il link di Babbel, da cui è possibile ottenere anche il 50% di sconto sul piano a vita. Ora, continuiamo con la storia. Mentre ho cominciato il dottorato, mi poi hanno chiamato di lavorare in parrocchia a Liechtenstein perché c'era un posto che era da dove si doveva mettere qualcuno e quindi per 9 anni poi sono stato in parrocchia. Così trascorre 9 anni come prete nella diocesi di Vaduz.
E poi, dopo questi 9 anni, cosa è successo? C'era un giovane prete che poteva prendere il mio posto e quindi ho chiesto al vescovo: se quel prete viene, io faccio un anno sabbatico. E così poi è nato quella idea di andare a Gerusalemme. Questa volta il pellegrinaggio è su un'altra scala rispetto a quello di Santiago. Ho passato 15 mesi camminando 14.000 chilometri attraverso 26 paesi. Ma ancora una volta arriva in un periodo di cambiamento. Per la prima volta ho avuto un'esperienza di silenzio completamente nuovo, quello il silenzio del deserto. Sentire il silenzio che era sopra di te nel deserto, sono migliaia di stelle, spettacolare. E alcuni, quando guardano un cielo così, si sentono così piccolo che non si sentono bene perché diventi niente. Invece per me era un silenzio che era pieno di una presenza. Mi sono trovato così pieno di quell'amore, di quella presenza anche divina, che io cantavo camminando in deserto, che quando stai solo si può fare, no? Johannes ci ha permesso di utilizzare queste immagini del documentario del viaggio che ha creato da solo. E appena mi ha mandato il video sono rimasto molto colpito dalla qualità con cui l'ha realizzato. È qui che riaffiora la sua natura artistica. A causa di quella esperienza con il silenzio, io ho proposto al mio vescovo 4 progetti. Ha fatto i primi video. Ho lavorato con un animatore con questi cartoon, spiegando la fede cattolica. Con un approccio aperto verso le nuove tecnologie, inizia a creare contenuti e scrivere libri per condividere le sue esperienze. E poi ho cercato un posto tranquillo per realizzare questi progetti. Io cercavo in Austria perché sono austriaco e più vicino. Poi in Austria troppo difficile trovare un posto tranquillo in montagna che, anche se non guadagni i soldi, riesci a mantenere o trovare e pagare. Mentre qui in questa zona, che conoscevo dai cammini che ho fatto, sapevo che ci sono tante case, era meno caro comprare una baita qui. Così Johannes acquista questa baita e la rimette a posto con le sue mani. Qui inizia un nuovo capitolo della sua vita, più indipendente, anche dal punto di vista economico. Io devo trovare i mezzi per finanziarmi, perché la diocesi non può pagare per questo. Io sono fortunato che, con tutti i viaggi che ho fatto, ho poi scritto libri, faccio presentazioni su questi libri, faccio incontri anche con tante persone che non sono legate alla Chiesa, che non vanno alla Chiesa, ma comunque trovano interessante di chiacchierare con un prete o ascoltare un prete. Di solito le presentazioni che faccio per la gente c'è tanto da ridere. L'umore per me è una cosa importante perché disarma, in un certo senso. Se puoi ridere, non è una roba piccola. Io non vado lì per dirti: ah, è così, così, così. Io faccio una proposta. Johannes ha la capacità di parlare con tutti. Così, quello che doveva essere un anno sabbatico è ancora oggi in corso, 8 anni dopo. La giornata qui è più monastico, nel senso che si divide in lavoro e preghiera. Adesso mi alzo con i ghiri alle 5.30, 5.40. E poi vado in cappella. Johannes ha costruito una piccola cappella di legno in cui si è occupato sia della struttura che dei dipinti. Dato che, come hai detto, quello stato di gioia alla base, le fondamenta, sì, è costante, però poi viene oscurato come un cielo limpido dalle nuvole che arrivano. Sì. Nel tuo caso, col tuo carattere, quali sono alcuni esempi di queste nuvole? I miei pellegrinaggi mi hanno portato a una conoscenza di me stesso che non era sempre bello. La pazienza è un
una cosa da coltivare, molto importante, di avere la pazienza, ascoltare. È una delle mie debolezze che è uscito attraverso conoscermi meglio. Essere paziente, subire anche ingiustizie e altro, per poi essere anche pronto per situazioni nella mia vita dove non è la mia scelta. Perdonare non vuol dire pretendere che non c'era quel male. Perdonare vuol dire trovare un modo per amare questa persona nella sua debolezza. Se qualcuno viene e dice, ecco, io ho detto queste brutte parole alla mia moglie, la risposta non è solo, sì, prega tre Ave Maria e basta. Probabilmente è una buona cosa di chiedere perdono alla moglie di aver fatto questo, no? Il bombo è il mio animale favorito, è quello che mi piace di più. Sì? Ma è un animale così pacifico. Possono, come le api, hanno un pungiglione, ma non fanno. Io ho un po' paura che il mondo in cui siamo entrato non è più nella nostra misura. Noi siamo inseriti in contesti troppo larghi. Guardiamo all'opinione di una persona che non importa. This is it. Life's not infinite. It's the only chance we get. So why are we waiting? Why are we waiting? Will it click? Una delle cose che sono belle che offre la montagna è darti una prospettiva nuova. Tutto ciò che sembra molto grande diventa piccolissimo. Da lontano non tutto è un problema. They say they have the answers, but no one's getting better. Noi come esseri umani abbiamo bisogno di una esperienza umana più completa. Noi siamo fatti per relazioni con una certa quantità di persone, dove queste relazioni hanno un senso, dove posso conoscere quella persona, i problemi. Ci vuole qualcosa di reale, secondo me è importante amici reali. Ghiri. Per fare del bene non è necessario credere in Dio. Se fai una cosa giusta, è giusta. Le virtù non sono un ambito esclusivo del cristianesimo, degli ebrei o di altri. In quanto siamo tutti esseri umani, c'è anche una esperienza comune che ci porta anche a capire che alcune cose sono buone e altre sono male. Ci sono tante vie che cercano questa verità. È un tentativo dell'uomo di capire queste sforze che esistono e così via. Quindi è una ricerca di Dio. E questa era la storia di Johannes. Siamo molto felici di continuare l'esplorazione di prospettive diverse, facendo tappa in filosofie, tradizioni e religioni differenti. Grazie per aver viaggiato con noi. Noi ci rivediamo al prossimo video.